Mi si sta mettendo il culo. E va un po'... com'è che si dice quando sistemi i cuscini? Stramacciato? Che? Quando i cuscini sono un po' piatti che li fai gonfiare un po'. Ah, Com'è che si dice strimicciare? Boh. Sembra la montagna di Bima del Pizzo Berro. Vero, un po' si assomiglia. L'unicorno sta per arrivare. Mamma mia, che vergogna. Bello. Voi vi chiederete, ma sarà pesante, darà fastidio? In realtà, essendo in centro, abbastanza bilanciato sul collo, il tipo in macchina mi ha guardato come dire, ma che cazzo... Vabbè, comunque è abbastanza bilanciata, quindi il peso non si sente. Cioè, salvo che ti abbassi con la testa e allora tipo ti porta giù. Perché spieghiamo che senza bastone si vede il casco. Praticamente la 360 ha un software che cancella il bastone, sia quello per farsi i selfie tenendolo in mano, che queste tralicci che sono fatti apposta per le moto, la bici, perché sono più leggeri del bastone. Il bastone l'ho usato in Francia e sembrava di avere in testa un badile. Flashback. Dai su, unicorno, vai! Andiamo! Andiamo verso il Colle della Lombarda. Colle della Lombarda tra Piemonte e Francia. Erano un po' confusi, mi sa. Vabbè, tutto bene, guarda, la gente ti guarda male. La gente mi fissa. Dai, tutto bene. Certo che si fida questo andare in giro con sto camper. Bene Pans, siamo ripartiti e adesso faremo la discesa dal collo della Bonette. E ho già in testa un bastone e tutti lo guardano male. Sono solo invidiosi del mio unicorno. Sì, lo guardano, pensano un attimo e poi ridono. Vabbè, tutto bene. Però vabbè. Cosa non si fa per fare delle riprese belle? Esatto. End of flashback. E invece il traliccio è tipo traforato e quindi molto più leggero, e poi l'aria ci passa attraverso, quindi non è che ti porta via. E poi se la mettete così, l'importante è metterla per così e non per così, altrimenti c'è una pala eolica che ti porta indietro la testa, cioè così fendi il vento. È aerodinamica? Sì, è abbastanza aerodinamica, diciamo che ha un CX soddisfacente. Cos'è? Il CX, coefficiente di aerodinamicità. Oddio. National è tornato. Beh, comunque messa la 360 sulla testa possiamo ripartire. La cosa che mi preme di più in questo momento è arrivare in cima per mangiare, perché è l'una e inizio ad aver fame. Una fame della Madonna. Tu cosa hai detto? Ho una fame della Madonna? Sì, una fame della Madonna. Tra l'altro questa forma a traliccio, quando viene attraversata dal vento, fa dei fantastici suoni, tipo fischi, che cambiano in base alla velocità e all'inclinazione della testa. Quindi sembra di avere un organo a canne sul casco. Ma va? Allora, il primo tratto, diciamo che oltre ad avere l'asfalto orribile, non è neanche un paesaggio granché, nel senso che... Madonna santa. Che è abbastanza chiuso nella valle e non c'è una gran vista. Beh, andando avanti, l'asfalto peggiora, però almeno la vista è meglio. Bestia. Comunque uno dei più grandi dubbi che ho nell'esistenza è perché farlo in macchina, che è veramente stretto e pericoloso. Santa Apollonia! Apollonia, Apollonia! Comunque mi ha commentato una signora che non so chi sia, il video del Gavia, quello dell'anno scorso quando ho aperto. Flashback. Aspetta che voglio fare una cosa nella neve. Muore! Adesso tutti quanti bagnati. Mica, qua prima c'era il parcheggio, come facciamo? Boh, metti la bordo strada. Ma guarda il lago che è ghiacciato! Vieni a vedere, è la prima volta che lo vedo così. Anch'io.
Beh dai, ce n'è un po' di neve, eh. Mi acceca tutto questo bianco. More, no. No. No, che fa male. Dai, sei scemo? È battaglia di neve. No! Non rispondi al fuoco? No, perché mi stai bagnando i guanti. Dai, basta, tregua. Dai, guarda, tutto bagnato adesso. No, c'è anche qua la neve. Yeah, dai, che figo il laghettino. Non c'è neanche più la panchina. Sono sommersa dalla neve. Guarda che c'è la neve attaccata allo zaino. Che sfigato. End of flashback. Dove c'erano i muri di neve, dicendo: pensa che con mio marito l'abbiamo fatto con un camper da 7 metri. Minchia. E io mi domando come abbiano fatto. Più che altro spero che in quel momento non scendesse nessuno dall'altra parte. No, infatti. Porca puttana. Hai preso la buca in pieno. Tipo di striscio. Bene, primo tornante del Gavia. E questi tornanti del Gavia si fanno in prima. Sì, soprattutto questi che sono proprio stretti. Che proprio l'altro giorno ho visto un post su Facebook delle persone che cadono facendo i tornanti dello Stelvio. Quasi tutte a metà percorrenza di tornante. E l'unica cosa che mi viene in mente per cadere in quel punto è che stai andando su in seconda e ti si imballa la moto e ti si spegne e metti giù il piede e sei in pieno tornante, quindi sotto non ci tocchi e niente, vai giù tu e la moto. One week later. Occhio! Oh, aiutatelo! E come faccio a lasciarlo qua in discesa? Io non riesco a aiutarlo. Ok. Occhio che ti esce un po' di olio. Ok, sì, sì. I hope it goes. Ok. Mi domandavo come facesse la gente a cadere sui tornanti, l'ho visto in diretta. 1 minute 37 seconds later. Ecco un altro. Appena finito di dirlo. Minchia. No, aiutatelo. Aspetta che però qua. Ok, ce l'hanno fatta da soli. Ma oggi è la giornata. Oggi è la giornata, boh. Però adesso che è lì così cosa fanno? No, veramente, ma che ansia, che paura. Porca puttana. Niente. Noi andiamo. Sono loro. Sì. Meanwhile. Esatto. Quindi è sempre meglio farli in prima e almeno siete più tranquilli. Poi magari ci sono dei manici incredibili che li fanno in seconda in derapata facendo, che ne so, però. Facendo drifting, rafting. Di riffa e di raffa. Mi si sta appettendo il culo. E va un po'... com'è che si dice quando sistemi i cuscini? Stramacciato? Che? Quando i cuscini sono un po' piatti che li fai gonfiare un po'. Ah. Com'è che si dice strimicciare? Boh. Poi il secondo pezzo, diciamo, è qualificabile come tratto nel bosco. Esatto. Che forse è quello con l'asfalto un pochino più decente. Che però se incontri una macchina... Sì, ci sono dei punti dove è molto stretto e non ha le protezioni laterali.
la mia paura di fare sti passi con le moto grosse è che quando devi fare quelle manovre lì, con le nostre motorette, cioè vieni su proprio come un camoscio, cioè si arrampicano, sono leggere, le muovi come una bici. Quando c'hai 250 kg di moto, boh, secondo me o ci tocchi bene, altrimenti, boh, non lo so, è un bel casino probabilmente. Siamo arrivati alla dogana svizzera, scene inconsuete. Ma che muoiono gli animali con questo odore? Eh? Ho detto che muoiono gli animali con questa puzza. Non è vero.